No, non vado certo io a fare le conti in tasca, ma che un top manager della cooperazione ha un reddito, uno stile di vita e anche, diciamo, un metodo di lavoro diverso dal suo omologo dell'azienda privata oggi. È difficile generalizzare quando si parla di persone. Io ho sempre cercato di averlo e ho cercato di averlo ogni giorno rispetto. Anche il reddito è diverso, però è una scelta. Cioè, secondo me essere cooperatori è una scelta, lo è ancora. Dentro alle cooperative, lo dice la parola stessa, dovrebbero attenuarsi le disparità di reddito fra soci. La regola dovrebbe essere uguaglianza e condivisione anche nei momenti di difficoltà. Per questo ci ha stupito apprendere che nella regione più benestante e più cooperativa d'Italia, il Trentino Alto Adige, dove un abitante su due è anche socio di cooperativa, dove marchi come Melinda, Cavit, le stesse casse rurali sono reti di migliaia di associati, ebbene, proprio qui a Trento, la madre di tutte le famiglie cooperative, il consorzio SAIT, ha messo in cassa integrazione metà dei 600 dipendenti del modernissimo magazzino centrale e dichiara in esubero 116 fra loro. Per i trentini è un duro colpo perché la cooperazione rappresentava una delle loro certezze. Vado a conoscere il presidente della SAIT, Renato Dalpalù. Fa impressione entrare in un palazzo così moderno con la scritta dal 1899, SAIT. Le dico la verità che mi ricorda subito il coro della SAT, Società Alpina Tridentina. Invece SAIT vuol dire? Società Industriale Agricoltura Trentina. Sicura società, non sindacato. Sindacato, ha ragione. Vede che l'ho subito, è importante subito questa sindacato, differenza. Sindacato. Forse la parola sindacato di questi tempi non è la più adatta qui dentro. È una controparte, una parte con la quale è necessario confrontarsi e quindi, per l'amor di Dio, ognuno fa il proprio mestiere, anche loro, e non è semplice nemmeno per loro in questo momento, questo lo riconosco. Con questa controparte, oggi lei, portando questo bellissimo cognome trentino, sì, un accento e un dialetto, sì, delle valli, è come se fosse chiamato a coprire il manager bocconiano che qui deve far di conto, tagliare, no, ci sono i bilanci. No, nel 2015, come dire, prima che arrivasse il bocconiano, come lei lo definisce, che sarebbe poi il vostro direttore generale, Luca Picciarelli. Luca Picciarelli, prima che arrivasse il bocconiano, come ha detto lei, il Consiglio di amministrazione aveva la consapevolezza della necessità di una ristrutturazione. Io prendo in eredità questa cosa. Ma lei è parte di una tradizione culturale trentina. Quel manifesto alle sue spalle, Alcide De Gasperi, ci dice una idea di società nella quale l'economia, la dimensione sociale, la dimensione anche religiosa sono amalgamate. Non è più quello il tempo. Ecco, no, secondo me non è un po' più quello il tempo, nel senso che molte volte viene citato questo parroco che ha fondatore della cooperazione trentina, che è Don Lorenzo Guetti. Come dire, questo è un qualcosa di 120 anni fa. Perché nell'idea originaria della cooperazione c'era il fatto che la concorrenza è un male e l'associazione ne è il rimedio. Io non credo in tutto questo, io non credo, nel senso che in ogni ambito dove non c'è lo stimolo un po' della concorrenza è evidente che si tende a sedersi, a ritagliarsi un'area di comfort, e poi quest'area di comfort la pagano i consumatori, nel nostro caso specifico. È un po' inevitabile, le chiede, che anche il movimento cooperativo ricorra ai bocconiani? Io non lo so se è inevitabile, io credo però che una sorta di trasfusione di sangue tra le diverse esperienze, io credo che questo sia positivo. Voi siete storicamente il DNA di questa regione. Per esempio la SAIT, che è la centrale di spesa della distribuzione in centinaia di spacci alimentari, di negozi, anche nei paesini, anche nelle valli più sperdute, delle famiglie cooperative che magari sono l'unico negozio di quella valle, tengono aperto, anche se sarebbe antieconomico, perché sennò quel territorio si spopola. Noi abbiamo un dovere
di far di tutto per presidiare a quella realtà, dando un pezzettino di servizio, che è quello evidentemente dell'alimentare, delle derrate alimentari come spaccio alimentare. Certo, per riuscire poi a stare sul mercato non possiamo pensare, come dire, di non rendere efficiente il centro, di non rendere efficiente la filiera distributiva in questo caso. Dulcis in fondo diciamo sa che lei si addebita al fatto, lei giustamente ci ha ricordato, io vengo da una professione che è quella del commercialista, non sono un uomo della cooperazione da sempre, dicono che è un collezionista di cariche, che ne ha 44, che non si capisce come possano essere compatibili con la gestione di una società in crisi come questa. Allora guardi, quando io sono arrivato in Sight nel 2010, non 44, ma non c'è ombra di dubbio che una trentina di cariche io li avevo. E poi in questi anni io mi sono dedicato sempre più a Sight e oggi, salvo le cariche, per cui io sono, diciamo, legate a Sight, per cui io sono presidente di Sight, sono presidente di un immobiliare legato a Sight, sono amministratore di Copitalia per il ruolo, ma poi per il resto io avrò 6-7 cariche. Eccolo lo spirito cooperativo trentino, la cui perdita nessun benessere economico acquisito nel frattempo sembra in grado di compensare. Me lo confermano due testimoni del rimpianto generalizzato. Il primo è Ettore Paris, direttore del mensile Questo Trentino. Essere in qualche modo coinvolti in un'idea di società cooperativa. Diciamo che questo è un po' anche il carattere del Montanaro, che come si sa ha una serie di difetti, la timidezza, taciturno, la testardaggine, ma ha anche quello della cooperazione. In montagna, se non sei solidale, se non ti aiuti, quando scali una cima, ma anche quando vivi in un certo territorio, devi contare sull'appoggio degli altri. Sentiamo ora Don Marcello Farina, considerato l'erede spirituale del fondatore delle famiglie cooperative e delle casse rurali, Don Lorenzo Guetti. Dentro a queste famiglie cooperative, questo nome così programmatico, c'era davvero una condivisione degli utili, dei vantaggi? Certamente, perché non si divideva per i singoli. La famiglia cooperativa investiva i risultati, i profitti in un'ulteriore possibilità di benessere per tutti. I dirigenti della Sight di oggi forse le direbbero che tutto questo è molto bello, ma è anacronistico, obsoleto. Sì, me lo sento dire spesso, che sono un sognatore guettiano da questo punto di vista. C'era molta differenza tra la cooperazione bianca cattolica nata qui in Trentino e quella rossa nata in Emilia-Romagna? No, all'inizio no. L'impronta, l'impasto era identico. Dal basso, questa è la parola chiave, dal basso. Eppure nell'ultimo decennio che ha visto la fusione tra la cooperazione bianca del Trentino e quella rossa dell'Emilia-Romagna, tant'è che la Sight aderisce alla Coop, certo. È stato proprio il decennio in cui invece la razionalizzazione economica ha in qualche modo portato le sofferenze. Certamente, è il neoliberismo che vince in questo momento. Don Guetti diceva che il più socialista del Trentino era lui. Sorrido pensando a quelli che oggi danno del comunista a Papa Francesco. Sì. Il magazziniere Ivo Pedrazzoli, di cui qui a Trento tutti ricordano il passato da ciclista, gregario fidato di Baronchelli, la storia della Sight la vive in prima persona, dal basso. Ivo Pedrazzoli, il fisico tradisce un passato da atleta, giusto? Sì, ho avuto una piccola esperienza nel ciclismo. Piccola mica tanto. È abbastanza. Professionista. Sì, dilettante professionista, ero anche in nazionale, un bel trascorso si può dire, una grande esperienza di vita più che altro. E da lì il passaggio attraverso vari lavori fino
al grande magazzino della Site. Sì, ho avuto delle esperienze commerciali con un bel gruppo italiano e dopo sono approdato al Site 10 anni fa all'incirca. Da quanto tempo è in cassa integrazione? Io sono in cassa integrazione dal 1° aprile. E... quanti siete a non lavorare più dentro a questa che è la centrale acquisti di tutta la cooperazione trentina, sì, della famiglia cooperativa? Io ho saputo che siamo un'ottantina all'incirca. Premetto che mi hanno fatto rientrare luglio e anche agosto. Essere in cassa integrazione cosa vuol dire alla fine del mese in busta paga? Sui 950 euro al mese. Rispetto a una busta che sui normalmente... 1.400 così. Quindi una perdita molto importante. Sì, abbastanza, ma quello è la basilarità, ma è la dignità più che altro che manca. Perché penso che... io dico che in 10 anni di lavoro che ho fatto avrò fatto 4 ore di malattia. Sono andato con la febbre, gli ho detto faccio quello che devo fare, dopo vado a casa perché sto male. Perché la mia famiglia mi ha sempre insegnato che il lavoro è sacro, il rispetto è sacro, ma ho perso tutti questi valori proprio. A proposito di valori... alla Site c'è di più, fa parte del movimento cooperativo. Sì, e di conseguenza mio nonno è stato uno, aveva il caseificio nella valle dove abito. Che sarebbe la valle? Valle di Cavedine, e di conseguenza era uno adibito alla cooperazione lì. Si può dire che è stato uno dei non fondatori, ma ha dato una mano per fondare sto Site. Parliamo ancora dei tempi. Che sarebbe poi l'idea che l'economia deve andare insieme al mutuo soccorso, all'aiuto reciproco? Sì, perché logicamente il Trentino è dislocato un po' male, nel senso male. C'è il fondo valle che è comodo, però c'è certi paesini che ha magari 70-80 abitanti e c'è il punto vendita e c'è la signora che non può spostarsi, ha bisogno di mangiare anche lei come quelli di fondo valle. Quindi anche se è un po' antieconomico tenere aperto quello spazio, però è una serve. Cosa sociale proprio. Per evitare lo spopolamento? Lo spopolamento delle valli più che altro. Già c'è stato un bel spopolamento quando hanno aperto le fabbriche, ma comunque si sta rientrando. A quello doveva servire l'idea mutualistica cooperativa? Sì. Meno profitto e più utilità sociale. Sociale più che altro. Che... ma adesso da voi è arrivato un direttore che viene dal settore privato, per il quale la priorità sono i conti. Al posto vostro lavorano dei precari. Sì, una cooperativa fondata qua a Trento e di conseguenza parlano di 130 della cooperativa. Che ma... prendono il posto dei dipendenti della cooperativa vera, mi viene da dire. Sì, appunto. E di conseguenza... adesso non voglio dire che l'altra sia finta, però... no, ma sono delle persone umane anche loro, anzi bisogna rispettarle perché è tutto l'insieme. Però... li mettono in concorrenza. Bravo. Il livello è quello che sta succedendo nel mondo, penso. Il livello... una concorrenza al ribasso, al essere ribasso. Pagati meno. Domani mattina saranno tutte cooperative e gli diranno, guarda... ti va bene 500 euro al mese? No, fuori dai piedi avanti in altro. Non c'è più dignità né niente. Io non ho nel cuore il Trentino. Io prima parlavamo che facevo del ciclismo, avevo la maglia rappresentanza del Trentino Alto Adige perché ho sempre creduto, ero anche in giro per il mondo, ero fiero di essere Trentino. Non vorrei mai che dire, mi vergogno di esserlo. A questo punto ho perso i principi di determinate cose. Mio padre ha fatto 40 anni in giro per il mondo, è sempre tornato nella sua terra. Abbiamo investito nella nostra terra perché mio padre è partito dal dopoguerra, non aveva niente, ma ha sempre costruito qualcosa e mi ha dato degli insegnamenti validi.